Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù passò all'altra riva del mare di Galilea, cioè di Tiberiade, e lo seguiva una grande folla, perché vedeva i segni che compiva sugli infermi. Gesù salì sul monte e là si pose a sedere con i suoi discepoli. Era vicina la Pasqua, la festa dei Giudei. Allora Gesù, alzati gli occhi, vide che una grande folla veniva da lui e disse a Filippo: «Dove potremo comprare il pane perché costoro abbiano da mangiare?» Diceva così per metterlo alla prova. Egli infatti sapeva quello che stava per compiere. Gli rispose Filippo: 200 denari di pane non sono sufficienti neppure perché ognuno possa riceverne un pezzo». Gli disse allora uno dei discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro: «C'è qui un ragazzo che ha 5 pani d'orzo e 2 pesci, ma che cos'è questo per tanta gente?» Rispose Gesù: «Fateli sedere». C'era molta erba in quel luogo. Si misero dunque a sedere ed erano circa 5.000 uomini. Allora Gesù prese i pani e, dopo aver reso grazie, li diede a quelli che erano seduti e lo stesso fece dei pesci quanti ne volevano. E quando furono saziati, disse ai suoi discepoli: «Raccogliete i pezzi avanzati perché nulla vada perduto». Li raccolsero e riempirono 12 canestri con i pezzi dei 5 pani d'orzo avanzati a coloro che avevano mangiato. Allora la gente, visto il segno che egli aveva compiuto, diceva: «Questi è davvero il profeta, colui che viene nel mondo». Ma Gesù, sapendo che venivano a prenderlo per farlo re, si ritirò di nuovo sul monte, lui da solo. Parola del Signore. Oggi interrompiamo la lettura continua del Vangelo di Marco per una lunga parentesi, accompagnati dal bellissimo capitolo 6 del Vangelo di Giovanni. Il capitolo potremmo intitolarlo «Sul pane della vita», che comincia appunto con il racconto della moltiplicazione dei pani. Questo miracolo, o meglio questo segno, come lo chiama Giovanni, che non usa mai la parola miracolo, questo segno inaugura questa grande catechesi sul cibo, sul pane, su cosa vuol dire mangiare, non solo dal punto di vista fisico, ma soprattutto dal punto di vista spirituale. E tutto comincia con questo gesto, con questa folla che corre, continua ad accorrere verso Gesù, vedendo i segni che compiva sugli infermi. È una folla attirata a Gesù, ma con una fede ancora miracolistica, una fede legata molto a questi grandi segnali. Ma questa folla che lo segue da tempo, ora ha bisogno di mangiare. Sono passate delle ore, è arrivata forse l'ora di pranzo o l'ora di cena, non sappiamo, e Gesù interroga i suoi apostoli: come facciamo a dargli da mangiare? Che potete fare davanti al problema così concreto di queste persone? E c'è questo dialogo molto bello. 200 denari di pane è una cifra molto importante, perché un denaro era la paga di una giornata di lavoro, quindi diremmo 200 giorni di lavoro, quasi 2/3 di un anno di lavoro, non sono sufficienti a dare il pane a tutti. Solo Giovanni ci racconta chi aveva quei 5 pani e 2 pesci. Era un ragazzino, dice proprio così il testo, un ragazzino che aveva la sua merenda, la mamma gli aveva dato questi panini, il pane, come noi diremmo il pane arabo, questo panino basso con 2 pesci sotto sale, come si lavorava sul lago di Tiberiade per sistemare e conservare il pesce, che chiaramente non c'erano i frigoriferi. E questo ragazzino che aveva la sua merendina e poteva dire: me la tengo io, perché che ci facciamo con tutta questa gente, invece la mette a disposizione di Gesù. E con quel piccolissimo dono Gesù sfama tutti. Nel Vangelo di Giovanni dice: Gesù ne diede, li diede, come se li avesse dati solo lui,
a tutti quelli che erano seduti, pani e pesci, rese grazie, li diede. I verbi dell'ultima cena è un anticipo evidentemente di quell'ultimo gesto, di quel pane che spezzerà nell'ultima sera della vita, e tutti ne ricevono un pezzo. Il dono di quel ragazzo diventa vita per tutti. Quando noi mettiamo le nostre povere cose, le nostre povere forze, le nostre piccole disponibilità nelle mani di Gesù, poi è Gesù che compie il miracolo, che li moltiplica, moltiplica l'amore, moltiplica la gioia, moltiplica il servizio, moltiplica la disponibilità. La gente non capisce il senso di quel segno e lo va a prendere per farlo re. Ecco uno che ci risolve il problema del mangiare. Ecco uno che con 5 pane e 2 pesci dà da mangiare a tutti. Gesù fugge, fugge sul monte, fugge perché non è quello il senso del gesto che ha compiuto. Lo rivelerà poco dopo nel lungo discorso della sinagoga di Cafarnao. Ma noi intanto chiediamo al Signore che ci aiuti a dividere i nostri pochi pani, i nostri pochi pesci, perché Lui li moltiplichi a favore di tutti.